Cari amici di motorsport.com, siamo all'interno della sede di attività sportive GT della Ferrari in quel di Fiorano. Abbiamo avuto il grandissimo onore di entrare nell'atelier dove viene configurata la nuova Ferrari 296 GT3 che prende parte a tutti i campionati della categoria. Qui con noi c'è Alessandra Todeschini, che salutiamo e ringraziamo per la disponibilità. Ciao Francesco, buongiorno a tutti. Sì, Alessandra è la responsabile del programma 296 per i clienti, non dal punto di vista, diciamo, ingegneristico, ma dei rapporti che si tengono con i team e i piloti in questo caso. Quindi raccontaci un po' com'è questo tuo lavoro. Splendido lavoro, bellissimo lavoro, molto impegnativo perché questa macchina nasce nel solco di incredibili successi con la sua predecessora, la 48 GT3. E quindi con questo in mente i clienti si hanno totalmente preso d'assalto la lista degli ordini di questa nuova nata. Questa vettura è stata presentata a Spa un anno fa e poi ha debuttato a Daytona, nella 24 ore di Daytona all'inizio di quest'anno. Ha già raccolto svariati podi e quindi siamo molto, molto orgogliosi. Sta andando tutto bene, diciamo. Come dicevo, gli ordini sono svariati, quindi il nostro problema adesso è accontentare questa vasta clientela. Partiamo da un approccio a 360 gradi, come devo dire abbiamo fatto sempre, ma adesso ci appoggiamo a delle innovazioni tecnologiche più spinte. Quindi abbiamo creato un configuratore dedicato e quindi possiamo configurare la vettura sia a distanza, ma soprattutto qui dove siamo, con una vettura a disposizione e con questo configuratore che comprende tutte le svariate e diverse configurazioni legate ai campionati. La macchina ha debuttato a Daytona, abbiamo visto, ovviamente come tutte le macchine nuove un po' di sofferenze ci sono inevitabilmente, però come hai detto prima non è che avete ottenuto solo dei podi, ci sono già anche 3 vittorie su 12 gare, quindi di fatto comunque quell'eredità della 488 è, insomma, L'abbiamo già abbastanza ecco. onorata. C'è da dire una cosa che forse non so se è conosciuta a tutti, ma sicuramente al popolo che ti segue sì, che abbiamo sempre da fare i conti col BOP. Queste sono vetture che Assolutamente. in gara, come ti spiegheranno più bravi di me, devono anche bisogna tener conto di queste differenze e di questo balance of performance che magari qualche volta è un po' cattivello. Quindi Ci sta. diciamo che ci può stare, però detto questo abbiamo già ottenuto 3 podi in due campionati diversi, quindi siamo abbastanza confidenti che riusciremo a, cioè la strada è tracciata. Ecco, parlando di team clienti, perché comunque il GT3 è un programma legato soprattutto alle squadre clienti che poi possono avere comunque un supporto da parte della casa costruttrice. E il tuo lavoro è rispondi alle chiamate, dici quanto costa la macchina, No, no, come no. configurarla, no, come funziona? Sì. No, oddio, diciamo che io soprintendo a tutti i programmi GT, quindi grazie a Dio ho anche qualcuno che risponde a queste telefonate, Meno perché male. altrimenti la giornata sarebbe proprio di 300 ore. No, in effetti quello che facciamo noi è intercettare l'interesse all'interno di team già consolidati, e oppure ricevere anche l'interesse di team concorrenti. Quindi di solito effettivamente l'approccio è bilaterale, diciamo che siamo anche noi sempre sui campi da gara e quindi possiamo conoscere e relazionarci con i nostri team storici, nonché nuovi clienti. A questo punto ti chiedo quando è che la vedremo in Italia? Perché per adesso ce l'abbiamo nei campionati internazionali all'estero. Italiano GT, dunque, Italiano GT, forse ci Ci siamo, siamo forse quasi. ci siamo, Benissimo. abbiamo un ordine che potrebbe concretizzarsi molto presto, sì.
Perfetto. Ti piace questa risposta? Sì, perché capisco che l'italiano GT meriti, certo. Gli spalti italiani meritano di vedere questa lingua. E per concludere ti chiediamo come funziona il club competizioni GT, dove fra le altre cose si potrà anche vedere questa vettura. Certo, allora questa vettura penso che club competizioni GT la vedrà fra molto tempo, perché il club competizioni GT, come dice la parola, è un club, una community di persone che si incontrano per godere dei loro gioielli GT con tempo pista pressoché illimitato sull'arco di un paio di giornate. Ne abbiamo deciso di creare questo club in cui convergere la storia dei GT Racing di Ferrari degli ultimi 30 anni. Quindi tu puoi partire dalla F40 competizione, dal 348 GT, fino ad utilizzare questa vettura. Abbiamo anche disegnato e progettato e creato una vettura ad hoc, che invece non può partecipare alle gare, per cui non ha fatto la storia, ma è stata creata appositamente, che è la 488 GT modificata. Quindi, tutto sommato abbiamo una nutrita schiera di partecipanti con le loro vetture di tutte le epoche che godono con noi il tempo pista e anche tutte le attività a contorno che organizziamo. Vetture che sono state usate in sì, campionato. Tutte utilizzate, quindi sono fortunati possessori di vetture con anche palmarès molto importanti e che possono tornare a vivere in pista. Al netto della modificata che, come dicevo, invece è stata creata appositamente, una combinazione tra una GTE e una GT3. Questa vettura, dicevo, la vedremo fra molto tempo perché stiamo prediligendo gli ordini di gente che vuole correre veramente su tutti i campionati in tutto il mondo, piuttosto che gentleman che proprio vogliono solo utilizzarla per questi track days. Quindi stiamo parlando di ordini al 2025, diciamo, perché per il momento dobbiamo coprire tutte le esigenze dei nostri piloti in tutto il mondo. Va bene, grazie Alessandra, a questo punto buon lavoro per grazie. Il futuro e anche ovviamente il presente, e vi diamo appuntamento al prossimo video di motorsport.com.